Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo degli ESC per mini quad BLE a 32 bit. Si tratta dei T-Motor F35A. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo l'ESC, il Quality Pass e un termorestringente. Questi ESC hanno il firmware BLE 32 e il chip è un STM32 F051. Questo significa che possiamo usare il protocollo D-SHOT 1200, che è il più veloce e performante disponibile al momento. In alternativa, se vogliamo, possiamo usare le versioni 600, 300 o 150 del D-SHOT o i protocolli analogici come il Multishot o il OneShot. Il firmware può essere aggiornato tramite il Betaflight Passthrough. Se volete fare l'upgrade, potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra. Questi ESC sono da 35 A, con un picco di 45 A per un massimo di 10 secondi. Le batterie supportate sono da 3 a 6S. I cavi forniti sono in silicone da 18 AVG e sono lunghi 10 cm. Nella parte superiore notiamo una placca di metallo sopra il chip, che aiuta la dissipazione del calore, mentre qui notiamo un resistore. Infatti questi ESC hanno un current sensor e tramite la telemetria possiamo mandare al flight controller tutta una serie di dati molto utili come la temperatura, il numero di giri o appunto l'assorbimento di corrente. Per attivare la telemetria saldiamo un filo nel pad T e lo colleghiamo nel flight controller. Qui notiamo ben 10 condensatori che aiutano a ridurre il rumore degli ESC. Vediamo ora peso e dimensioni. La lunghezza è di 28,7 mm. La larghezza è di 15,6 mm. Lo spessore è di 5,6 mm. Il peso è di 8,2 grammi. In conclusione, possiamo dire che questi ESC F35A della T-Motor sono ottimi per chi vuole assemblare un mini quad racing o freestyle dalle alte prestazioni. Infatti, con questi ESC possiamo montare praticamente qualsiasi motore classe 22 o 23. Con peso e dimensione veramente contenuti, questi ESC sono l'ideale per chi vuole costruire quad ultraleggeri ma altamente performanti. Infatti, il protocollo di SHOT 1200 è il più veloce disponibile al momento. Questa era la mia recensione degli ESC F35A della T-Motor. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.